Alla fine la Germania si sarebbe decisa. Dopo pressioni arrivate dalla NATO con il segretario generale Stoltenberg, che oggi ha parlato con il ministro della difesa tedesco Pistorius, dopo che Varsavia ha fatto appello al coraggio perché Berlino le consentisse di inviare i Leopard già in territorio polacco, dopo lo scatto in avanti degli Stati Uniti che hanno mandato i carri armati Abrams, secondo il settimanale Spiegel, il cancelliere Scholz avrebbe sciolto le riserve e sarebbe pronto a consegnare almeno una compagnia di Leopard, dai 100 ai 250 carri armati. Veloci, potenti, precisi, sono i migliori per poter fronteggiare i T-90 russi e per sfondare le linee nemiche prima che parta la tanto annunciata offensiva di primavera. Si metterebbe fine così a giorni di dibattito e spaccature all'interno delle cancellerie occidentali, che vede contrapposti coloro che pensano, come Stoltenberg, che questa sia la giusta strategia per fiaccare la Russia e coloro che temono un allargamento del conflitto. E forse, dietro le dimissioni e licenziamenti avvenuti tra esponenti del governo e governatori ucraini accusati di corruzione e collusione con il nemico, ci sarebbe anche una prima strisciante forma di disallineamento con le posizioni di Zelensky. Sono le ore della paura, una nuova, terribile paura che la guerra diventi totale. L'orologio dell'apocalisse segna 90 secondi alla mezzanotte, hanno detto gli scienziati del Bollettino Atomico, un'associazione che comprende fra l'altro 10 premi Nobel, istituita nel 1947. Un minuto e mezzo alla catastrofe mondiale, dunque, un rischio alto come mai. Tutto può accadere per intenzione, incidente, fatalità. Sul fronte i militari aspettano di sapere se e come saranno armati per difendere le strade deserte delle città abbandonate come Bakhmut, un paesaggio desolato e lunare. La prossima battaglia sarà qui e nessun altro luogo descrive meglio quelle parole. L'orologio dell'apocalisse segna 90 secondi alla mezzanotte. E anche l'Italia conferma il suo impegno di solidarietà verso l'Ucraina, una decisione presa dalla stragrande maggioranza del Parlamento con il voto contrario dei 5 Stelle. L'Italia rinnova il sostegno al popolo ucraino. 215 sì, 46 contrari. Da Montecitorio il via libera definitivo alla proroga di un anno dell'autorizzazione al governo di inviare armi a Kiev. Quali armi sarà deciso attraverso un nuovo decreto. Maggioranza ampia a sostegno della battaglia condotta da Zelensky. Centrodestra compatto, opposizione divisa. Alcuni dicono da qualche tempo, con una certa insistenza, che i nostri aiuti militari hanno contribuito ad allungare la guerra, allontanando la pace. In realtà non hanno allontanato la pace, ma impedito la totale conquista russa dell'Ucraina. Salutiamo con grande soddisfazione il voto del Parlamento che a larga maggioranza proroga l'invio di armi e mezzi militari all'Ucraina. È prevalso il senso di responsabilità, il senso di giustizia, nonostante il voto contrario di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, che evidentemente preferiscono vedere l'Ucraina invasa dalla Russia. Sostegno al decreto anche dalla Terzo Polo e dal PD. È evidente infatti di chi sono le responsabilità di questa guerra, è evidente chi l'ha iniziata, è evidente chi continua a portarla avanti e non è accettabile sotto nessun punto di vista mettere sullo stesso piano chi invade e chi viene invaso. Non è accettabile essere equidistanti. Parole indirizzate ad un'altra fetta dell'opposizione, i 5 Stelle che con Sinistra Italiana e Verdi hanno votato contro il decreto. Da Bruxelles Giuseppe Conte non si limita a criticare la posizione italiana, ma quella europea. Noi dobbiamo assolutamente definire una posizione europea, non possiamo sederci a Rammstein come è successo e raccogliere soltanto le indicazioni che ci vengono sul piano delle iniziative militari, dobbiamo indirizzare a soluzione politica questo conflitto. Per il governo è una settimana con un'agenda piena, c'è il nodo giustizia con il previsto incontro ma ancora non calendarizzato fra Meloni e Nordio, il tema dei balneari con Bruxelles che preme affinché la gestione degli stabilimenti venga messa a gara con un tavolo interministeriale che cercherà di sciogliere il nodo e poi il tema delle pensioni rilanciato da Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ricorda che in questi giorni chi ha più di 75 anni ha avuto un aumento della pensione e che questo è solo un primo passo. Continueremo a lavorare anno dopo anno perché tutti i pensionati e i disabili possano arrivare ad avere almeno 1.000 euro al mese per 13 mensilità.
Mentre la guerra in Ucraina si mantiene in una sorta di stallo con una recrudescenza dei combattimenti in Donbass, le truppe russe, in particolare la brigata Wagner, sono state accusate di violenze e violazioni delle convenzioni internazionali. Intanto non si è ancora risolta la questione Leopard, nonostante le assicurazioni del segretario generale della NATO Stoltenberg che la Germania è sul punto di sciogliere le riserve e inviare i carri armati a Kiev, Berlino non ha deciso e il ministro della difesa Pistorius insiste che i Leopard potrebbero essere usati soltanto per l'addestramento. Pressioni anche dalla Polonia, che ha chiesto ufficialmente di poter trasferire i mezzi corazzati oltre confine. I carri armati tedeschi sono veloci, affidabili, precisi, indispensabili per resistere, respingere e vincere sul fronte di terra. Ma sono mezzi offensivi e su questo la Germania si è bloccata. La politica pacifista adottata con rigore dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale non è mai venuta meno. Difficile per il cancelliere Scholz uscire da quanto deciso e mantenuto per quasi 80 anni. Germania divisa al suo interno, alleati spaccati. La Turchia minaccia di ritirare il suo appoggio all'entrata della Svezia nella NATO dopo che uno dei rappresentanti dell'estrema destra svedese ha dato platealmente fuoco ad un Corano. Un'altra spaccatura che potrebbe incrinare l'unità dell'Alleanza Atlantica e la decisione di allargarla a paesi fino ad oggi neutrali. Da Kiev notizie di rimpasti al governo. Il vice ministro della difesa, principale consigliere di Zelensky, Kirill Timoshenko, accusato di corruzione, si è dimesso. Non è l'unico, non sarà l'ultimo, ma è il segnale che qualcosa traballa nella granitica unanimità che fino ad ora ha sostenuto il presidente. Dopo i licenziamenti dei procuratori e le divisioni con il sindaco di Kiev, un altro fronte per Zelensky. I Leopard agli ucraini? Al momento no, domani chissà. Non c'è alcuna novità, risponde il ministro della difesa tedesco Pistorius in conferenza stampa con il segretario NATO Stoltenberg, a chi gli chiedeva se Berlino avesse preso una decisione sulla fornitura dei suoi carri armati a Kiev. Ma le riserve tedesche non sono state sciolte. Stoltenberg, da parte sua, afferma che l'Ucraina ha bisogno di armi pesanti. Prende atto della non decisione tedesca. Aspettiamo, dice il segretario NATO, ma siamo fiduciosi. Pistorius dice che la questione è complicata, sottolinea problemi di compatibilità tra i Leopard e i carri armati che altri paesi forniranno all'Ucraina, come i Leclerc francesi e i Challenger britannici. Ogni decisione, ha concluso Pistorius, deve essere presa di concerto con gli alleati. Il riferimento è agli americani, che non hanno ancora stabilito se inviare i loro Abrams, anche se ieri John Kirby, Dipartimento della Difesa, alla CNN, ha affermato che la Casa Bianca sta valutando e non esclude di fornire agli ucraini questi carri armati che potrebbero essere di grande aiuto. Pistorius ha comunque lasciato una porta aperta ai Leopard. I 12 paesi che li hanno in dotazione, ha detto, possono fornirli a Kiev e possono da subito avviare programmi di addestramento con gli ucraini. La Polonia e i paesi baltici si sono già detti pronti con i loro quasi 100 Leopard, che sono ritenuti indispensabili perché sul fronte si stanno iniziando a vedere i primi moderni carri T-90 russi. Sono la spina dorsale del loro esercito, affermano i comandi ucraini. Sono veloci, precisi, pericolosi, in vista della battaglia di primavera che si attende molto cruente. Dimissioni, arresti e a seguire sospetti, rotture e il rischio sullo sfondo che si apra una crepa pericolosa nell'opinione pubblica ucraina. Per questo l'arresto dell'ex vice ministro per le infrastrutture Vasily Lozinski, accusato di aver accettato una tangente di $400.000 per l'acquisto di generatori, è uno spartiacque per l'intero governo. La Suprema Corte Anticorruzione ucraina ha catturato il presunto organizzatore della tangente, ma l'azione della magistratura non basta. Solo nelle ultime 24 ore sono arrivate diverse dimissioni ai vertici dell'esecutivo. Rinunciano ai loro incarichi il viceministro della difesa Vyacheslav Shapovalov, il vicecapo dell'ufficio presidenziale Kirill Timoshenko e il viceprocuratore generale Oleksiy Simonenko, ma secondo indiscrezioni di stampa anche i capi di diverse autorità regionali vicini a Timoshenko potrebbero presto lasciare. Per Kiev il momento è delicatissimo, con la seconda fase dell'inverno che potrebbe essere preludio ad un massiccio attacco militare. L'Europa si è mostrata divisa sull'invio di carri armati evoluti come i Leopard 2, anche se lo staff del ministro della difesa di Berlino, Pistorius, ha dato una sorta di via libera informale dicendo a Kiev di iniziare l'addestramento. Varsavia, paese che tecnicamente dovrebbe esportare i mezzi, chiede un rimborso all'Unione in caso di veto. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parla invece di rischio di compromettere le relazioni con la Germania.
Da Mosca arrivano anche le parole del capo di Stato maggiore russo Valery Gerasimov, che intervistato per la prima volta da un settimanale parla di una sostanziale rifondazione dell'esercito con lo scopo di neutralizzare i propositi della NATO, ovvero circondare Mosca e portarla alla resa.